Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del canale di Apple Geek. Oggi vedremo come risparmiare molta batteria sul nostro iPhone. Allora, partiamo, disabilitiamo la localizzazione. Ragazzi, disabilitate la localizzazione per tutte le app delle quali pensate che non serva. Per esempio, qua immagini, no. Poi mappe sì, meteo. Sì, però il meteo se non lo usate ogni giorno, mettete mai, perché ogni secondo vi controlla dove siete per darvi la posizione più accurata. Poi Siri, quando lo usate, attivatelo. Poi qua UPS, mettiamo mai, TNT mai. Queste qua sono delle mie applicazioni che permettono di tracciare dove sono i nostri pacchi. Poi, vabbè, per condivisione Bluetooth, mettete niente, qui dopo andiamo in notifiche, ecco qua. Qua appaiono tutte le applicazioni le quali ci mostrano notifiche, per esempio telefono, messaggi, passbook, se WhatsApp. Il mio consiglio è di non mettere le notifiche per applicazioni le quali non sono strettamente necessarie, per esempio Dropbox. Io metto nessuna perché immaginatevi che ogni secondo le vostre applicazioni si connettono al server per scaricare messaggi o documenti. Veramente tanta energia usa. Poi un'altra cosa è aspettate, Bitstrips, sì, anche qua, anche le applicazioni di social networking, se non le usate principalmente, disabilitatele. WhatsApp io però lo tengo sempre acceso perché nel WhatsApp è l'unica applicazione dalla quale mi arrivano messaggi, quindi lo tengo acceso, però tipo i giochi tipo Razzle disabilitatelo perché è inutile ragazzi veramente, oppure anche le Iene disabilitatelo. Vabbè, fate voi. Poi un'altra cosa da fare è qua generali e cerchiamo restrizioni. Qui dobbiamo mettere un piccolo codice, 1, 2, 3, 4, vi metto 1, 2, 3, 4. E qui ci permette di disabilitare le applicazioni che non usiamo. Allora, per esempio, io Siri non lo uso, allora io lo blocco. Poi le altre applicazioni sono veramente vitali per l'iPhone, quindi mi sembrano un po' inutili, però... Niente, se avete un iPhone 4, 5S vi apparirà anche CarPlay e se non lo usate disabilitatelo perché vi ciuccia veramente troppa energia. Poi, blocco automatico, guardate, il mio consiglio è metterlo su 2 minuti perché, perché se per esempio lo dimenticate acceso il vostro iPhone, entro il timer di 2 minuti si spegne. Perché se no, come una volta l'ho lasciato su Mai, era all'80%, mi sono accorto 3 ore dopo e si era spento perché la batteria era scarica. Poi andate qua su iTunes e Apple Store. Dovete, no, non è qua. Sì, download automatici, disabilitateli tutti assolutamente. Perché vi ciuccia tanta energia, cioè nel senso se voi scaricate un'applicazione sull'iPad direttamente vi si scarica anche sull'iPhone, ma questo scarica molta 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 energia e quindi disabilitatelo. Poi utilizzo dati cellulare per scaricare le app è veramente un suicidio per l'iPhone, quindi disabilitatelo. Quindi allora Bluetooth non abilitatelo mai, a meno che non lo usate, hotspot personale mettete no. Poi uso in aereo quando se non prende il vostro iPhone, se non prende il segnale, allora spegnetelo perché non serve altro. Poi basta, questi sono stati i miei consigli. Se avete altri per favore lasciatevi un commento nel modo che ne posso sapere anch'io. Poi vi do un ultimo consiglio, una volta al mese lasciate scaricare del tutto il vostro telefono in modo tale che è finita di averlo fatto scaricare,
proprio al 0% in modo tale che non si accende proprio, lo lasciate caricare fino al 100% senza usarlo, così la batteria dura di più. Non so ancora perché, però è veramente testato che riduce il fatto di cambiare la batteria. La cambierete più tardi, che basta cambiare più tardi. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti e commenta se hai dei dubbi, e alla prossima.